Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi di Più Europa per parlare della polemica che riguarda la Cannabis Light. Come sapete è stato presentato un emendamento nel decreto mille proroghe che chiede appunto la legalizzazione della Cannabis Light. Al vaglio dell'ammissibilità degli emendamenti, questi e tanti altri emendamenti, c'è stata una piccola strage, sono stati bocciati. Nella giornata di oggi si farà ricorso. Allora, come sono andate le cose e soprattutto l'alzata di scudi che c'è stata su questo emendamento, come la valuti? Ma la valuto come un'occasione che alcuni hanno voluto cogliere per fare appunto polemica politica su un tema che in realtà, ricordiamolo, è soprattutto un tema che riguarda un settore che a causa di una mancata chiarezza da un punto di vista normativo sta vedendo centinaia aziende, piccole aziende e migliaia di operatori a rischio di perdere un'attività, operatori che si occupano della produzione, della commercializzazione della cosiddetta cannabis light, rispetto alla quale serve un intervento normativo per chiarire che le infiorescenze, i prodotti derivati dalle infiorescenze, oli e prodotti estratti di vario tipo possono essere regolarmente venduti per qualsiasi uso purché abbiano il contenuto di THC sotto la soglia prevista dalla legge. Se si fosse trattato di un qualsiasi altro settore, probabilmente con un numero pari di persone che vi lavorano, probabilmente il governo avrebbe fatto un decreto. Siccome si tratta di un settore che ha a che fare con questa parolina magica che è la cannabis, allora la polemica, la strumentalizzazione e la demagogia sono in agguato e quindi non si riesce a trovare un modo. Noi abbiamo provato, io con un'altra ventina di colleghi, praticamente di tutti i gruppi, della maggioranza, del Movimento 5 Stelle, del PD, di LeU, a cogliere anche l'occasione del mille proroghe per presentare questo emendamento. È inammissibile, non è che ci aspettassimo che fosse presente. L'ha deciso il Presidente della Commissione, sì, bilancio. I due Presidenti delle Commissioni. Che sono bilancio e finanze? Bilancio e prima Commissione Affari Costituzionali. A questo punto non resta che un intervento normativo diretto con una proposta di legge ad hoc, che tra l'altro già abbiamo pronta e che presenteremo. È un peccato perdere questa occasione di questo governo di centrosinistra, possiamo definire così, per non fare nulla o comunque per bloccare questa ed altre iniziative. È un peccato perdere questa occasione, che davvero è un intervento, ripeto, minimale, necessario, urgente da fare, perché qui stiamo parlando di un prodotto che non ha effetto drogante. Quindi stiamo parlando di un prodotto che già era venduto e che a causa di un vuoto normativo, di una non chiarezza normativa e poi della sezione della sentenza delle sezioni unite della Cassazione richiede un ulteriore intervento normativo. Quindi questo è un peccato. Io spero che questa maggioranza, un'altra maggioranza, insomma, la maggioranza rapidamente trovi il coraggio di normare questa cosa. Ci sarebbe da affrontare il prima possibile la questione delle sostanze stupefacenti e della modifica al testo unico sulle sostanze stupefacenti con ben altra profondità e radicalità di intervento, ad esempio rispetto alla cannabis e ai suoi derivati e così via. Come hai accolto la notizia della Regione Sicilia che la Regione renderà gratuito l'utilizzo della cannabis per uso terapeutico? Lo ha fatto una regione di centrodestra. Allora sei sorpreso positivamente o non sei sorpreso? Ma no, io credo che più questo può essere sicuramente una notizia positiva. L'importante non è tanto il costo sicuramente è importante, l'importante è l'accessibilità poi sia reale. Il problema è che noi nel nostro paese abbiamo visto ormai da molti anni esserci un diritto alla cura anche attraverso il ricorso alla cannabis terapeutica, ma poi nei fatti questo diritto viene negato perché un approvvigionamento di sostanza non è sufficiente alla richiesta che viene da tutti quanti i malati. Quindi questo sicuramente è importante. Ancora più importante però poi è andare a vedere che ci sia una quantità di sostanza in grado di rispondere alle esigenze. Adesso non è così nel nostro paese e quindi questo è
è un primo obiettivo da raggiungere. Ieri c'è stata una conferenza stampa qui a Montecitorio sul centro per rimpatri di Gradisca di Sonso, dove è morto un ragazzo georgiano. Allora, ci spieghi che cosa è successo e che tipo di, diciamo, di iniziativa avete messo in essere? È successo nel CPR, nel centro per rimpatri di Gradisca, che sabato scorso, il 18 gennaio, è morto un cittadino georgiano di 38 anni che era, diciamo, un ospite del centro e che stava lì ormai da circa un mese. Poi era stato trasferito nei giorni precedenti nel carcere dopo una colluttazione che c'era stata nel centro, era stato trasferito nel carcere di Gorizia, poi è ricomparso nel centro e dopo due giorni è stato male ed è deceduto. Io ho effettuato una visita, due visite in realtà, domenica 19 e lunedì 20 in quel centro, ho trovato una situazione di grande tensione ed ho raccolto, diciamo, dei racconti, delle testimonianze di altri cittadini stranieri ospiti di quel centro che mi hanno raccontato che in realtà la colluttazione che lui avrebbe avuto con un altro ragazzo nordafricano, a loro dire, non può essere sicuramente causa di morte, ma che per separarli da questa colluttazione ci sarebbe stato un intervento massiccio da parte di circa 10 agenti che lo avrebbero immobilizzato, colpito ripetutamente e poi trascinato via. E poi loro non lo hanno più visto perché appunto poi dovrebbe essere andato in carcere a Gorizia, poi lo hanno rivisto nel centro due giorni dopo e ho raccolto altri racconti in un'altra sezione del centro dove è stato riportato al suo rientro di altri, diciamo, compagni di detenzione che mi hanno raccontato questi ultimi due giorni di agonia di questa persona e le condizioni in cui era, serie, molto gravi a loro dire, e che si sono andate aggravando e la mattina del 18, quando poi è arrivata l'autoambulanza, era di fatto incosciente quando lo hanno portato via. Ho riferito tutte queste informazioni indicando anche che me le aveva date alla procura di Gorizia e ho anche avuto modo di ascoltare poi una telefonata di un altro ospite del centro che ha assistito a questo pestaggio, a suo dire, insomma, e che nel frattempo poi era stato rimpatriato in un altro paese, ma che insomma, attraverso una telefonata col suo avvocato ha reso questa testimonianza di cui ho informato la procura. E il punto è che c'è necessità di chiarire il prima possibile la dinamica dei fatti, eventuali ovviamente responsabilità, attraverso queste testimonianze, attraverso l'autopsia che immagino ci sarà a breve, attraverso le telecamere. Questa è una struttura nuova che ha circa 200 telecamere installate e ci vorrà tanto per ottenere i filmati? Beh, questo, diciamo, sta ovviamente agli inquirenti. Il punto è che è morto un cittadino che ha attraversato due strutture dello Stato, il CPR, poi il carcere, poi di nuovo il CPR, e doveva essere sotto tutela dello Stato e doveva essere sotto tutela dello Stato in luoghi in cui c'è anche un presidio medico. E quindi, diciamo, la cosa è doppiamente complessa. Certo, certe cose non devono succedere. Esattamente. Va bene, e naturalmente noi ti invitiamo tassativamente ad informarci per qualsiasi sviluppo di questa vicenda, ovviamente. Ti ringrazio. Grazie Riccardo Maggi. Grazie.